il sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese e il nuovo presidente della provincia di Salerno. Il candidato del centrosinistra ha ottenuto il 72% dei voti, battendo l'esponente del centrodestra Roberto Monaco, sindaco di Campagna. Strianese succede a Giuseppe Canfora, sindaco di Sarno e anche lui in quota PD. Segno della continuità del lavoro fatto. Vuol dire che gli amministratori della provincia di Salerno hanno apprezzato quello che abbiamo fatto con il presidente Canfora, con il consiglio provinciale, e hanno capito che nonostante le difficoltà che abbiamo affrontato, uno dei momenti più difficili della provincia di Salerno, siamo riusciti anche ad investire, siamo riusciti a dare delle risposte, siamo riusciti ad essere vicini a questi amministratori. Ma ha vinto un progetto territoriale che è il centro-sinistra della provincia di Salerno, capeggiato da un grande partito, da una grande famiglia che è il Partito Democratico. E poi c'è la coalizione, il centro-sinistra, ma tanti voti di tanti consiglieri di area civica mi sono venuti a votare, sono venuti a votarmi, tanti voti anche personali, tanti voti per territorio. Ma un grande progetto che parte dalla regione Campania, quindi dall'area di governo del nostro presidente, il governatore Vincenzo De Luca, è una grande vittoria anche sua questa qua, e un progetto appunto che parte dalla regione, arriva in provincia e arriva ai comuni, e quindi una grande rete, e questo lo dimostra il fatto che gli amministratori, quindi i sindaci e i consiglieri comunali, ci abbiano tributato questa grandissima vittoria. Noi abbiamo fatto una proposta, gli amministratori locali hanno scelto la continuità, ne prendiamo atto, così come prendiamo atto che il centrodestra è stato tutto unito e dovrà rimanere unito. Facciamo gli auguri al nuovo presidente Strianese che riesca ad incidere positivamente sui territori più di quanto sia stato fatto negli anni precedenti. Noi non parliamo di un attecchimento nei riguardi del popolo, qui non ha votato il popolo, qui hanno votato gli amministratori locali, questo è un voto di apparato, non è un voto popolare.